all'inaugurazione della mostra Worldview, antropologia dell'ecovisione, dal 26 febbraio al 18 marzo presso la Fondazione Palmieri a Lecce. La presenza dell'assessore alla cultura, Fabiana Cicillo, prende il via il progetto di ricerca antropologica e mostra d'arte contemporanea a cura di Dore Sakenya. Educare lo sviluppo ecosostenibile, la riduzione del consumo di materiale plastico, un impegno sociale condiviso in favore della tutela ambientale. Siamo felici di aprire questa mostra, una prima mostra dopo tanto tempo di chiusura e di difficoltà. È una mostra che parla di arte, di ambiente e questa sera con questa performance a cui stiamo assistendo anche parla della paura. La paura che è un tema che non dobbiamo sottovalutare in questo periodo, in questo momento che è storico che stiamo vivendo. La paura sicuramente ci accompagna in ogni momento ormai da un anno, puramente anche l'arte e gli artisti ci aiutano ad affrontare questo periodo. Ecco perché è importante che l'arte e gli artisti e la cultura possano trovare i loro spazi quanto prima e restituire, essere restituiti ai cittadini. Sono Dore Sakenya, la co-curatrice dell'evento Worldview Antropologia dell'Ecovisione, un evento particolare perché non è una semplice mostra ma un progetto di ricerca che unisce varie figure professionali tra cui artisti, curatori, registi, attivisti per una mission comune che è quella della questione ambientale, la tutela del paesaggio, la tutela diciamo del nostro ambiente e soprattutto dell'ecosistema marino. A questo proposito, oltre al progetto diciamo di Kefalonia Plastic Free, gli artisti che abbiamo invitato sono di varie parti del globo, perché Worldview vuol dire visione globale, quindi in questo caso ho invitato artisti dell'Europa, dell'Australia, dell'America, di dare un'unica voce. In realtà è un progetto che unisce a livello unisono le voci di così tanti artisti e attivisti. Il messaggio principale dell'opera, anche se è difficile sintetizzarlo per un'opera così complessa con tanti artisti, è il rispetto della natura. Sì, diciamo il rapporto, se vogliamo, l'equilibrio precario tra uomo e natura che qui si evince e la possibilità attraverso le visioni degli artisti di stimolare le persone a rispettare l'ambiente, perché rispettando l'ambiente rispettano se stessi, quindi di conseguenza è tutto un ciclo che va e viene ed è molto importante.